Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Rai Radio Televisione Italiana S.p.A. Sede della Presidenza e Direzione Generale della Rai a Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 14. Stato. Italia. Forma societaria. Società per azioni. Fondazione. 27 agosto 1924 a Roma. Fondata da Governo italiano. Sede principale. Roma. Filiali. Rai Pubblicità, Rai Cinema, Rai Way, Rai Com. Persone chiave. Marcello Foa, presidente. Fabrizio Salini, amministratore delegato. Alberto Matassino, direttore generale. Settore. Media. Prodotti. Canali radio, canali televisivi, editoria. Fatturato. 2,78 miliardi di euro 2016. Utile netto. 14,3 milioni di euro 2017. Dipendenti. 11.635, 2014. Slogan. Per te. Per tutti. Sito web. www.rai.it. Modifica dati su Wikidata per manuale. La Rai Radio Televisione Italiana S.p.A., denominazione spesso abbreviata Rai o Rai 3, è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia. È una delle più grandi aziende di comunicazione d'Europa, il quinto gruppo televisivo del continente. È nata nel 1924 con il nome Istituto Luce, poi Unione Radiofonica Italiana, che poi divenne Ente Italiano Audizioni Radiofoniche e poi Rai 4. Indice. Una storia. 1.11924-1927, Unione Radiofonica Italiana. 1.21927-1944, Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche. 1.31944-1953, Radio Audizioni Italiane. 1.41954-1960, la RAI diventa Radio Televisione Italiana. 1.51961-1999, l'espansione della televisione e la riforma. 1.62000-2019, la rivoluzione digitale. 2 aree RAI. 3 canali televisivi e radiofonici. 3.1 orario delle trasmissioni televisive. 3.2 sequenze di apertura e chiusura delle trasmissioni. 3.3 canali televisivi. 3.4 canali televisivi in HD. 3.5 canali televisivi in Ultra HD. 3.6 canali televisivi internazionali per gli italiani all'estero, Europa esclusa. 3.7 canali televisivi regionali. 3.8 canali televisivi in onda solo sul web. 3.9 canali televisivi cessati. 3.10 canali televisivi in consorzio. 3.11 canali radiofonici. 3.12 canali radio regionali. 3.13 canali radio cessati. 4 testate giornalistiche. 4.1 Rai Mobilità. 4.2 Rai Televideo. 5 Rai.it. 6 Rai Orchestra. 7 Rai Libri. 8 Radio Corriere TV. 9 Innovazione e Ricerca. 10 Strutture. 11 Sedi e Centri di Produzione. 11.1 Centri di Produzione Televisiva, CPTV. 11.2 Centri di Produzione Radiofonica, CPR. 11.3 Sedi Regionali, Produzione TV e Radio. 11.4 sedi regionali distaccate. 11.5 sedi all'estero. 12 le minoranze linguistiche e le regioni autonome. 12.1 Trentino Alto Adige. 12.2 Friuli Venezia Giulia. 12.3 Valle d'Aosta. 12.4 Sardegna. 12.5 Sicilia. 13 Governance e Top Management.
13.1 presidenti. 13.2 amministratori delegati. 13.3 direttori generali. 13.4 struttura organizzativa. 13.5 direttori editoriali. 14 consiglio di amministrazione. 14.1 consiglieri designati dalla Commissione parlamentare di vigilanza. 14.2 consigliere designato dai dipendenti RAI. 14.3 consiglieri designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 15 principali manager e direttori. 15.1 canali televisivi. 15.2 canali radiofonici. 15.2.1 testate giornalistiche televisive. 15.3 testata giornalistica radiofonica nazionale. 15.4 testata giornalistica televisiva e radiofonica regionale. 15.4.1 di struttura. 16 azionisti. 17 principali partecipazioni. 17.1 società controllate. 17.2 società collegate. 18 convenzioni. 19 finanziamenti pubblici, il canone televisivo. 20 livello di debito. 21 critiche. 21.1 lottizzazione. 21.2 cattiva amministrazione. 22 speaker. 22.1 speaker. 23 loghi. 23.1 cronologia dei loghi. 23.2 loghi in sovrimpressione. 24 Eurovisione. 25 slogan. 26 cavalli della RAI. 27 onorificenze. 28 note. 29 voci correlate. 30 altri progetti. 31 collegamenti esterni. Storia modifica modifica wiki testo. 1924-1927, Unione Radiofonica Italiana modifica modifica wiki testo. Lo stesso argomento in dettaglio, Unione Radiofonica Italiana. L8 febbraio 1923 venne pubblicato il Regio Decreto numero 1067, che affidava allo Stato l'esclusiva sulle radioaudizioni circolari da esercitare tramite società concessionaria. Sorsero varie società con l'obiettivo di ottenere tale concessione, tra queste vi era la Società Italiana Radioaudizioni Circolari, SIRA, che la Società Anonima Radiofono, Società Italiana per le Radiocomunicazioni Circolari, Radiofono, fondata nel settembre 1923 dalla Marconi Company. Proprio la Radiofono, il 20 marzo 1924, installò a Centocelle una stazione di prova, ma il 25 marzo non riuscì a trasmettere un discorso pronunciato da Benito Mussolini al Teatro Costanzi di Roma, forse a causa di interferenze elettriche 5-6. Il 3 giugno 1924 il ministro delle comunicazioni Costanzo Ciano indirizzò una lettera alle società che avevano fatto richiesta per la concessione invitandole a trovare un accordo. Il compromesso raggiunto portò alla nascita dell'URI, Unione Radiofonica Italiana, costituita dalla fusione della Radiofono con la SIRAC, con capitale sociale di 1.400.000 lire, 85% della Radiofono e 15% della SIRAC. Presidente della società venne nominato Enrico Marchesi, proveniente dalla Fiat, dove aveva ricoperto per parecchi anni l'incarico di direttore amministrativo. Il vicepresidente era Luigi Solari, persona molto vicina agli interessi di Guglielmo Marconi che, forte dell'invenzione della radio, stava cercando di creare un modello che ricalcasse quello adottato in altri paesi. Dalla sua prima stazione trasmittente di San Filippo in Roma, prodotta dalla Marconi, il 6 ottobre, alle ore 21, Ines Viviani Donarelli, dallo studio romano di Palazzo Collodi, lesse il primo regolare annuncio della neonata radio. URI, Unione Radiofonica Italiana. URO, Stazione di Roma. Lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana,
Per il servizio delle radioaudizioni circolari, il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicollani, eseguirà Aiden dal quartetto Opera 7, I Due Tempo 7. Il programma, della durata di un'ora e mezza, prevede la trasmissione di musica operistica, da camera e da concerto, con un bollettino meteorologico e notizie di borsa. Il 27 novembre 1924 il governo assegnò alla società privata UNI la concessione, in esclusiva, del servizio delle radioazioni circolari per la durata di 6 anni, prorogabili per altri 4, assegnazione sancita dall'R di 14 ottobre 1924 numero 2191 concessione dei servizi radioauditivi circolari alla società anonima Unione Radiofonica Italiana, URI, pubblicato in G numero 11 del 15 gennaio 1925 pagine 164-167. In particolare si sancì che l'URI era l'unica emittente radiofonica italiana autorizzata a diffondere notizie di interesse pubblico e che il governo era il solo a concedere il placet per la trasmissione di notizie di agenzie di stampa diverse dall'agenzia Stefani. Nel gennaio 1925 nacque Radio Orario, rivista settimanale dell'URI che promuoveva il nuovo mezzo. Vennero aperte altre 2 stazioni radiofoniche, prima a Milano e poi a Napoli. Nel 1926 la Sirac e l'URI fondarono la Società Italiana Pubblicità Radiofonica Anonima, SIPRA, per gestire la pubblicità radiofonica. 1927-1944, Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche modifica Niki testo. Lo stesso argomento in dettaglio, Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche. Il 17 novembre 1927 con R di numero 2207 si stabilì la trasformazione dell'URI nell'Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, conosciuto come EIAR, sotto forma di società anonima, società per azioni dal 1942, 8, la creazione di un comitato di vigilanza sulle radiodiffusioni e una nuova concessione. Sebbene l'azienda fosse privata, tra i soci vi erano la General Electric, la SIP, Società Idroelettrica Piemontese e la Fiat, il decreto imponeva che, insieme alla concessione esclusiva di 25 anni, 4 membri del consiglio di amministrazione dovevano essere rappresentanti del governo e che lo statuto e le sue modifiche dovevano essere approvate dal ministro delle Poste e Telecomunicazioni 5. Il fenomeno delle radioaudizioni prese il via a partire dagli anni 30. Agevolato dalle iniziative del regime che dotò ogni casa del fascio di un apparato ricevente denominato radio popolare e assunse in seguito il motto ogni paese deve avere la sua radio, sostenendo la diffusione di apparecchi economici come la radio rurale e la radio balilla. Lungo tutta la penisola vennero aperte stazioni radio sia in onde medie, ad esempio a Trieste 9, Bari 10, Palermo 11, sia in onde corte, utilizzate per le trasmissioni verso i paesi del Mediterraneo, dell'America del Sud e dell'Asia. Iniziarono inoltre le sperimentazioni sulla radiovisione. L'EIAR nel 1931 acquistò il teatro di Torino di via Verdi e lo adibì ad auditorium per ospitare la sede della propria Orchestra Sinfonica Nazionale. 12 e 23 marzo 1933 la SIP divenne azionista di maggioranza della società. Il 26 settembre 1935 le trasmissioni passarono sotto il controllo del Ministero per la Stampa e la Propaganda, mentre l'aspetto tecnico rimase controllato dal Ministero delle Comunicazioni. Nel 1939 iniziò la sperimentazione delle trasmissioni televisive nelle sedi di Milano, Torino e Roma, effettuate durante la 11ª mostra della radio e la XX Fiera di Milano e terminate l'anno successivo a causa dell'entrata in guerra dell'Italia e al fatto che queste trasmissioni interferivano con le manovre di atterraggio teleguidato negli aeroporti di Ciampino e di Linate. Dopo l'8 settembre le sedi locali dell'EIAR continuarono a operare autonomamente, le stazioni radio di Palermo, Napoli e Bari, una volta occupate dagli alleati, furono gestite dal Psychological Warfare Branch. Nella Repubblica Sociale Italiana l'EIAR rimase l'organo del regime. 1944-1953, Radio Audizioni Italiane modifica Niki testo.
Il 26 ottobre 1944, tramite decreto legislativo luogotenenziale, l'EIR fu riaperta nell'Italia liberata con la nuova ragione sociale Radio Audizioni Italiane, che aveva come socio di maggioranza la SIC 13. Il primo direttore della società fu Arturo Carlo Jenolo, il quale rimase in carica solo un anno, dal 1945 al 1946. Quando divenne direttore Giuseppe Spataro 13 il 25 aprile 1945 la sede di Stocca dell'EIR assunse la denominazione di Radio Busto Libera e per prima annunciò la caduta del fascismo e l'insurrezione generale 5. Alla fine della seconda guerra mondiale erano rimaste solo 12 stazioni a onde medie e 2 a onde corte. Le stazioni dell'Italia settentrionale furono poste sotto il controllo del Comitato di Liberazione Nazionale 14. Nel dicembre 1945 il sistema radiofonico italiano fu riunificato sotto la RAI. Nel 1946 i trasmettitori superstiti furono organizzati in due reti 14, le stazioni dell'Italia centro-meridionale, già gestite dal PWB e dal governo, vennero costituite nella rete rossa. Mentre le stazioni dell'Italia settentrionale, prima gestite dal CLN, diventarono la rete azzurra. La rete azzurra aveva sede a Torino con uffici decentrati a Milano 15 e comprendeva le stazioni di Torino 1, Milano 1, Genova 1, Bologna, Venezia, Verona, Padova, Bolzano, nonché quelle di Roma 2, Napoli 2 e Bari 2 16. Mentre la rete rossa aveva sede a Roma con uffici a Firenze 15 e comprendeva le stazioni di Roma 1, Napoli 1, Bari 1, Firenze, Palermo, Catania, Sanremo, nonché Torino 2, Milano 2 e Genova 2 16. Il 25 giugno 1946, giorno dell'insediamento dell'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, iniziarono le trasmissioni di Oggi al Parlamento 14. Nel 1948 terminò la ricostruzione dell'infrastruttura radiofonica, danneggiata durante la guerra, con il completamento della nuova rete nazionale di 28 trasmettitori. Le due reti si espansero fino a coprire tutto il territorio nazionale 14. Inoltre, nel settembre di quell'anno, si tenne la prima edizione del Premio Italia 14, dedicato alle opere radiofoniche, istituito grazie anche al direttore generale Salvino Sermesi. Nel 1949 entrò in funzione il nuovo impianto di Prato Smeraldo 14 per le trasmissioni all'estero in italiano, distinte per l'Europa, per le Americhe, per l'Australia e Nuova Zelanda, per l'Africa orientale e il vicino Oriente, in inglese, per l'Europa, per l'Australia e Nuova Zelanda, per il Medio Estremo Oriente, per il Sudafrica, per il Nord America, in francese, per l'Europa, per il Nord Africa e Vicino Oriente, per il Medio Estremo Oriente, per il Canada, in spagnolo, per l'Europa e per l'America Latina, in portoghese, per l'Europa e per il Brasile, in arabo, persiano, turco, cinese, giapponese, indonesiano, hindi, urdu, bengali, esperanto, tedesco, danese, svedese, fiammingo, polacco, ceco, slovacco, ungherese, romeno, bulgaro, serbo, albanese, ucraino, lituano, russo e greco 17. Nell'immediato dopoguerra furono inaugurati anche i programmi in tedesco e ladino di Sendargosen e quelli in sloveno di Radio Trieste. La RAI riprese nel 1949, dopo 10 anni, la sperimentazione delle trasmissioni televisive, dapprima a Roma, successivamente a Torino, dove fu costruito anche uno studio di registrazione 14. Il 15 settembre venne fondata la ERI, Edizioni Radio Italiana, controllata interamente dalla RAI 14 che si aggiungeva alle consociate storiche Sipra e Fumit eccetera. Nel febbraio 1950 fu creata l'Unione Europea di Radiodiffusione, OER, nella quale la RAI ottenne un posto permanente nel Consiglio di Amministrazione, per sostituire l'OIRT, dalla quale i paesi occidentali si erano staccati a causa della guerra fredda 18. Nello stesso anno viene creato il terzo programma radiofonico, il primo tra quelli attivi ad essere trasmesso in modulazione di frequenza. Alla fine del
1951 il palinsesto radiofonico fu ristrutturato intorno a tre programmi nazionali, il programma nazionale generalista, il secondo programma di intrattenimento leggero e il neonato terzo programma culturale 1920. Grosso modo, il programma nazionale proseguiva la rete rossa, mentre il secondo programma era la continuazione della rete azzurra 21-22. In questo periodo la RAI aveva vari complessi artistici stabili. Per la musica classica le tre orchestre e i cori delle sedi regionali di Torino, Milano e Roma, qui nel 1957 si aggiungerà l'orchestra da camera Alessandro Scarlatti di Napoli. Per il teatro le compagnie di prosa di Firenze e Torino, nonché la compagnia del teatro comico musicale di Roma e la compagnia di rivista di Milano 17. Il 26 gennaio 1952 il governo firmò una convenzione con cui venne concessa alla RAI l'esclusiva delle radioaudizioni circolari, della televisione e della filodiffusione fino al 15 dicembre 1972. Contestualmente, tutte le azioni della società passarono all'IRI, ponendo la RAI sotto il controllo indiretto del governo italiano. 13 l'anno successivo, le azioni della SIPRA furono spartite tra IRI e RAI. Il 19 novembre si decise l'istituzione del canone televisivo introdotto l'anno successivo. 1954-1960, la RAI diventa radiotelevisione italiana modifica wiki testo. Uno studio televisivo nel centro televisivo di RAI di via Trulla da Roma in una foto di Paolo Monti del 1958. Il 3 gennaio 1954 l'annunciatrice televisiva Fulvia Colombo diede avvio alle trasmissioni televisive regolari del programma nazionale, l'attuale Rai 1.23. Di conseguenza, il 10 aprile, la Radio Audizioni Italiane S.p.A. cambiò la denominazione sociale in Rai, Radio Televisione Italiana S.p.A. I principali trasmettitori erano a Roma, Milano, Napoli, Torino e Montepeglia, Terni e coprivano poco più di un terzo della popolazione. Alla sera prese il via la Domenica Sportiva, il programma più longevo della televisione italiana ancora oggi in onda 5. Nel 1955, in occasione delle elezioni del Presidente della Repubblica, si tenne la prima telecronaca della seduta parlamentare. L'anno successivo i 7° Giochi Olimpici Invernali, disputatisi a Cortina d'Ampezzo, furono i primi ad essere trasmessi ad un'audience internazionale in Eurovisione. I diritti di trasmissione furono ceduti gratuitamente alla RAI, alla quale fu riconosciuto anche un rimborso spese di 10 milioni di lire per coprire i costi per portare le apparecchiature fino a Cortina 24. Nel 1957, con un decennio di anticipo rispetto alla tempistica inizialmente prevista, tutto il territorio italiano fu coperto dal segnale televisivo 23. Il 3 febbraio la RAI iniziò a trasmettere messaggi pubblicitari in TV con Carosello e a Roma inaugurò lo storico centro televisivo di via Trulla da 66. Il 25 novembre 1958 iniziarono i corsi di telescuola, rivolti ai ragazzi impossibilitati a frequentare la scuola obbligatoria. A questo, nel 1960, si sarebbe affiancato Non è mai troppo tardi, programma rivolto agli adulti analfabeti. Nel dicembre 1958 prese in via anche il servizio di filodiffusione, in collaborazione con la SIP. Nel 1960 debuttò il programma radiofonico Tutto il Calcio Minuto per Minuto, programma storico tuttora in onda su Rai Radio 1. 1961-1999, l'espansione della televisione e la riforma modifica wiki testo. Il 4 novembre 1961 Rosanna Baudetti inaugurò la seconda rete televisiva, denominata Secondo Programma. Il 21 aprile 1962 venne promulgata una legge che vietava la diffusione di film e di opere teatrali, attraverso radio e televisione, che non avessero ottenuto il permesso del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. 25 verso la fine del 1963 iniziarono a Roma le prove di trasmissione della TV a colori con i sistemi NTSC, SECAM e PAL. Dal gennaio del 1964 in tutta Italia vennero effettuate prove quotidiane per l'Industria 5. Nel
1965 si tenne per la prima volta in Italia l'Eurovision Song Contest, decimo gran premio Eurovisione della canzone, ospitato nell'Auditorium Rai di Napoli, l'azienda ne curò anche le trasmissioni. Il 3 maggio 1966, su invito della UER, la RAI organizzò delle dimostrazioni di TV a colori con diversi standard per i rappresentanti di UER e OIRT e delle industrie. Il 15 luglio 1967 la RAI partecipò al primo collegamento televisivo satellitare diretto con tutti i continenti. Nel 1968 andò in onda lo sceneggiato Odissea, prima produzione realizzata a colori. Nel 1965 la direzionale generale RAI si sposta nella nuova sede di Viale Mazzini nel quartiere Prati di Roma, primo edificio realizzato interamente in acciaio e vetro progettato dall'architetto Francesco Berarducci, è uno degli edifici più rilevanti dell'architettura italiana del dopoguerra, vincitore del premio INARC 1965, che diventerà l'immagine stessa della RAI trasmessa ogni giorno di apertura dei telegiornali da allora ad oggi. Tra il 1969 e il 1970 la RAI instaurò vari collegamenti satellitari con diversi paesi nel mondo, Brasile, Messico, Argentina, Australia e Giappone. Nel maggio del 70 RAI, SIPRA e altri costituirono il Comitato Pubblicità Progresso, per campagne pubblicitarie di pubblico interesse. Il 5 maggio 1971 RAI e SIP si impegnarono a diffondere maggiormente la filodiffusione almeno in tutti i capoluoghi di provincia. Il 21 maggio il Ministero della Pubblica Istruzione e la RAI firmarono una convenzione per potenziare le trasmissioni radiotelevisive a carattere formativo, come telescuola. RAI CPTV di Roma, via Trullada 66. Nel 1972, i giochi della 20ª Olimpiade, tenutisi a Monaco, furono trasmessi a colori, dopo parere affermativo del Consiglio Superiore Tecnico delle Telecomunicazioni, con sistemi PAL e SECAM. Il 15 dicembre terminò la concessione dei servizi radiotelevisivi, che venne prorogata di un anno fino all'approvazione della riforma del settore radiotelevisivo. Nella stessa sede si stabilì che il controllo della SIPRA fosse assunto interamente dalla RAI. Il 20 marzo 1973 ebbero inizio le trasmissioni sperimentali per le persone affette da sordità, queste non erano solo di puro intrattenimento, coprivano anche le informazioni e i problemi di inserimento nella società. Alla fine dell'anno, poiché non era stata ancora varata nessuna legge, venne fatta una proroga della concessione fino all'aprile dell'anno successivo. Arrivati alla scadenza della seconda proroga, tramite decreto legge ratificato successivamente, ne venne emessa un'altra che sarebbe durata fino all'approvazione della riforma del settore e, comunque, non oltre il 30 novembre 26. Il 14 aprile 1975 viene approvata la legge numero 103 che portò ad una prima riforma della RAI. Il controllo della società passava dal governo al Parlamento, attraverso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Per garantire il pluralismo della società, venne decisa la realizzazione di una terza rete nazionale da affiancare alle prime due, queste ultime vennero ribattezzate Rete 1, o TV 1, e Rete 2, o TV 2. Punto 27 si sancì inoltre che la concessione dovesse essere data ad una società per azioni completamente pubblica. Quindi le azioni vennero suddivise tra i RI, con il 99,55%, e la SIAE, con lo 0,45%. Infine si stabilì che il consiglio di amministrazione fosse composto da 16 membri, di cui, 6 eletti dall'assemblea dei soci, 10 eletti dalla commissione parlamentare con la maggioranza di 3/5 dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali. 28. L'11 agosto, con la nuova convenzione, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni concesse alla RAI, per 6 anni, in esclusiva il servizio radiotelevisivo, mentre il servizio di radiofotografia circolare non era in esclusiva. Per ottemperare agli obblighi di legge, il 30 gennaio 1960 entrarono in funzione le nuove strutture generali. La produzione televisiva venne articolata intorno alle due reti,
sulle quali le informazioni erano garantite da TG1 e TG2, i programmi radiofonici furono suddivisi in tre reti con altrettanti giornali radio. Questi erano affiancati dai dipartimenti, trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, tribune e accesso, servizi giornalistici e programmi per l'estero. Il 1° gennaio 1977 si concluse, dopo 20 anni, la rubrica pubblicitaria Carosello. Un mese più tardi iniziarono ufficialmente le trasmissioni televisive a colori. Il 15 dicembre 1979 Fabiana Audenio inaugurò Rete 3 o TV3, rete televisiva inizialmente progettata e realizzata per la diffusione di programmi su base regionale. Nello stesso periodo fu deliberato l'aumento del capitale sociale da 10 a 40 miliardi di lire. Nel 1983 vennero rinominati i canali televisivi, Rete 1, Rete 2 e Rete 3 diventarono Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Nello stesso periodo venne realizzato Arlecchino, il primo esperimento Rai di programma in HD. Il 6 dicembre 1984 con un decreto legge venne modificata la composizione del CDA, la commissione avrebbe eletto tutti i 15 membri del consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore generale sarebbero stati scelti dall'assemblea dei soci. 29 si decise inoltre l'aumento di capitale, che triplicò. Nel 1987 Rai 3 venne equiparata alle altre due reti, iniziando a trasmettere a livello nazionale, si profilò così la lottizzazione dei tre canali televisivi pubblici, rimasta in vigore fino alla fine della Prima Repubblica, Rai 1 alla DC, Rai 2 al PSI e Rai 3 al PCI. Al Festival del Cinema di Venezia di quell'anno venne presentato, fuori concorso, il film Giulia e Giulia, il primo lungometraggio al mondo ad essere ripreso con telecamere ad alta definizione. A luglio l'azienda iniziò i test sul tratto autostradale tra Firenze e Bologna di un canale radiofonico ad isofrequenza, dedicato agli automobilisti. Alla fine del 1989, finiti i test, partì il canale ufficiale, 24 ore su 24, centrato a 103,3 MHz, con notiziari, musica e messaggi sul traffico curati dalla società Autostrade. Nel 1990 partirono le sperimentazioni delle trasmissioni satellitari, tramite RaiSat, riguardanti la radio ad alta definizione e i programmi televisivi in alta definizione e multilingua. Dal Centro Tecnico di Produzione Radiotelevisivo di Sassari-Ubra vennero diretti i lavori per la trasmissione dei mondiali di calcio Italia 90, che rappresentarono la prima comunicazione punto multipunto di programmi ad alta definizione. Il 6 agosto venne promulgata la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, con la quale veniva riorganizzato anche il consiglio di amministrazione RAI, che sarebbe stato rinnovato ad ogni inizio di legislatura da parte della commissione di vigilanza 30. Nel 1991 la RAI organizzò l'Eurovision Song Contest 1991, tenutosi nel Teatro 15 di Cinecittà a Roma. Venne inoltre costituita la RTV-RSN, Radiotelevisione della Repubblica di San Marino, della quale la RAI possedeva il 50%. Nel 1995 vennero avviati in Val d'Aosta i test del DABT, la radio digitale. Con il referendum popolare venne abrogata la legge che riservava esclusivamente alla mano pubblica il possesso delle azioni RAI, tuttavia non si procedette mai alla privatizzazione. 31 Nel 1996 l'azienda inaugurò la trasmissione dei programmi televisivi, in tecnica digitale, via satellite Intelsat Hotbird 13 grado est. Nel 1997 nacquero Rai Trade S.p.A. e RaiSat, la divisione satellitare della Rai, che l'anno successivo venne scorporata come RaiSat S.p.A. Nel 1999, dopo aver creato la divisione trasmissione e diffusione, incorporò la Newcoti di 32 e venne aperto il canale Rai News 24. 2000-2019, la rivoluzione digitale modifica Wikitesto. Nel 2000, a causa della liquidazione della holding pubblica IRI, il 99,5% delle azioni passarono a Rai Holding S.p.A., in mano al Ministero dell'Economia. 33 Il 1° marzo Rai Way, grazie all'assorbimento della sezione di TV,
Divenne operativa 32 nel 2004, le trasmissioni televisive compirono 50 anni e quelle radiofoniche 80, su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 andò in onda Buon Compleanno TV, condotto da Pippo Baudo per festeggiare. Il 1° dicembre dello stesso anno Rai Holding fu fusa nella Rai SPA costituendo l'attuale società. Rai CPTV Biagio Agnes di Saxa Rubra, Roma. Rai Tech in via Salaria a Roma. Il 27 settembre 2005 la Rai creò il proprio canale YouTube ufficiale 34, attraverso il quale pubblicarono video tratti dal sito ufficiale Rai.tv, online da dicembre dello stesso anno. Il 1° giugno 2014, tuttavia, vennero eliminati quasi tutti i video caricati ed anche quelli caricati da altri utenti. Nel 2007 il ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni presentò un DDL, che non venne approvato, che avrebbe dovuto riformare interamente il settore radiotelevisivo privato e pubblico, che prevedeva, tra le altre cose, il passaggio del controllo Rai ad una fondazione e una riformulazione del consiglio di amministrazione. 35 fu inoltre posto sotto licenza creative commons una considerevole parte dell'archivio Rai, resa gratuitamente consultabile e riproducibile dal sito internet. Il 10 maggio 2008 debuttò la piattaforma Rai Digitale Terrestre, buca di canali per il digitale terrestre, composto inizialmente da 8 canali, due dei quali già esistenti, Rai News 24 e Rai Gulp, visibili sia attraverso la tecnologia DVB-T che quella DVB-S nello stesso giorno, con il 91esimo Giro d'Italia, partì Rai Sport più. La UEFA 2008 Euro, campionato svoltosi in Austria e Svizzera, e le Olimpiadi estive di Pechino 2008 furono trasmesse sul digitale terrestre in 16 e 9, in alcune aree, in alta definizione. Il 14 luglio nacque Rai 4, dedicato alla sperimentazione. Il 2 febbraio 2009, sul digitale terrestre, fu lanciato un nuovo canale tematico gratuito, Rai Storia. Il 31 luglio, i canali RaiSat passarono da Sky Italia al digitale terrestre e alla nuova piattaforma satellitare TVSat, gestita da TV SRL, fondata da Rai, Mediaset e Telecom Italia 36. Nello stesso anno chiuse RaiSat Smash Bros, mentre RaiSat Gambero Rosso passò sotto la gestione diretta di Sky. Il 1 novembre la Rai iniziò a trasmettere gli spot pubblicitari in 16 e 9. Il 18 maggio 2010, dopo 10 anni, l'azienda cambiò loghi e colori e il 22 novembre realizzò nuove animazioni per i canali generalisti. L'azienda assorbì la società RaiSat. Il 26 novembre aprì Rai 5, canale culturale che sostituiva Rai Extra 37-38. Per quanto riguarda la radio vennero resi disponibili in streaming sul sito Rai.tv. Treno Radio. Il 4 luglio 2012 la Rai, così come le altre emittenti italiane, spense definitivamente tutti i canali analogici risultando disponibile solo sul digitale terrestre, sul satellite, con alcuni canali e programmi visibili solo con il decoder TVSat, oltre che in streaming via web. Il 31 dicembre il TG2 fu il primo delle tre TV generaliste ad essere trasmesso in 16 e 9. L'anno successivo iniziarono i test dello standard DVB-T2/39. Nel 2014 le trasmissioni televisive della Rai compirono 60 anni e quelle radiofoniche 90. Su Rai 1 andò in onda una puntata speciale di Teche Teche Te per festeggiare il sessantenario. Inoltre il TG1 ed il TG3 iniziarono a trasmettere in 16 e 9 ed in HD. Nel 2015 venne lanciato il nuovo portale Rai dedicato ai giovani. Il 23 luglio il direttore generale della Rai, Luigi Gubitosi, annunciò il lancio di tre nuove reti radiofoniche, Rai Radio 6 Teca, Radio 7 Live, dal 7 settembre, e Rai Radio 8 Opera, dal 6 agosto, e il cambio di nome di altre due reti, Rai Radio FD4 sarebbe diventata Rai Radio 4 Lite e Rai Radio FD5 sarebbe diventata Rai Radio 5 Classica. Le radio vennero rese disponibili sul DAB+, sul satellite, TVSat, e sul sito web della Rai 40. Nel 2016 entrò in vigore la nuova riscossione del canone Rai, accorpato nella bolletta elettrica, il provvedimento governativo era stato introdotto nella legge di stabilità 201641 dal 1° maggio Rai LL,
Rai 5 e Rai Storia furono le prime reti televisive italiane a trasmettere senza interruzioni pubblicitarie. Il 28 maggio venne cancellata, dopo 62 anni, la figura della signorina Buonasera. In occasione dei XXX Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, la Rai offre una copertura con tre canali televisivi in HD, Rai 2 e i canali Rai Sport, disponibili su DTT, Sky e TV Sat, un sito internet e un'app che coprono ogni evento prodotto dall'OBS. Verso la fine dell'anno andò online Rai Play e vi furono vari cambiamenti grafici, per le prime quattro reti, e ai canali disponibili, partì Rai 5 HD, Rai Sport 2 HD terminò la programmazione e le versioni in HD dei tre canali generalisti arrivarono anche sul digitale terrestre. Il 1 gennaio 2017 fu abbandonato il segnale orario, solo in TV, a causa del nuovo segnale digitale che, essendo trasmesso via satellite, arriva con un ritardo di 2 secondi, non garantendo dunque una certa precisione nel conteggio dei minuti 42. Il 4 gennaio si ampliò l'offerta televisiva in HD attraverso la piattaforma TVSAT, furono attivati Rai News 24 HD, Rai Storia HD, Rai Scuola HD, Rai Galp HD e Rai Eliel HD 43. Il 5 febbraio si spense Rai Sport 2 mentre Rai Sport 1 prese il nome di Rai Sport nella versione standard, spostandosi al canale 58. Rai Sport 1 HD, che si trovava al canale 557, diventò Rai Sport HD e passò al canale 57. Inoltre i loghi di tutte le reti vennero spostati nell'angolo superiore sinistro del teleschermo come già attuato da settembre 2016 per le prime quattro reti. Il 10 aprile si completò il restyling delle reti TV con l'estensione a quelle tematiche ad eccezione di Rai News 24. Il 12 giugno si inaugurò il 10° canale radio nazionale, Rai Radio Kids, dedicato ai bambini dai 2 ai 10 anni senza pubblicità. 44 e, contestualmente, furono rinominate Rai Radio 4 Light in Rai Radio Tutta Italiana, Rai Radio 5 Classica in Rai Radio Classica, Rai Radio 6 Teca in Rai Radio Techete e Rai Radio 7 Live in Rai Radio Live. Il 19 dicembre nacque Rai Play Radio, la nuova piattaforma internet per ascoltare tramite web app dedicata ai 10 canali radio Rai 45. Il 14 giugno 2018, in occasione del campionato del mondo in Russia, nasce Rai Radio 1 Sport con un palinsesto tutto sportivo e il 21 successivo Rai Radio 2 Indie, canale dedicato alla musica rock e alternative, pop italiana e agli eventi live. I canali radiofonici della radiotelevisione pubblica italiana aumentano a 12.46 il 13 settembre 2018 Rai 4 esce dalla piattaforma Payscom, rimanendo visibile via satellite solo su TVSAT. Il 27 settembre 2018 Marcello Foa viene nominato nuovo presidente della Rai. Aree Rai modifica Wiki testo. La società presenta 6 aree operative principali 47. Editoriale e testate si occupa delle attività editoriali e giornalistiche del settore radiotelevisivo. Inoltre, attraverso Rai Cinema valorizza i diritti commerciali delle proprie produzioni. Tecnologia e produzione, coordinata dal Chief Technology Officer, studia e sviluppa il comparto delle tecnologie, attraverso il Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica, gestisce le frequenze del digitale terrestre e satellitari, ma non gestisce né sviluppa la rete, che è affidata a RaiWay. Finanza e pianificazione, a capo della quale vi è il Chief Financial Officer, gestisce, attraverso delle direzioni, gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari, tra questi ci sono il coordinamento delle sedi regionali ed estere e la gestione del canone e dei beni immobili. Chief Digital Officer dirige le direzioni digital, tech e la struttura servizi di pubblica utilità. Pubblicità e commerciale supervisiona l'operato delle controllate Rai Pubblicità, per la raccolta pubblicitaria, e RaiCom, per la valorizzazione delle produzioni Rai. Corporate e supporto racchiude la gestione delle risorse umane e dello staff del direttore generale, le direzioni che si occupano delle relazioni esterne, istituzionali e internazionali, l'ufficio legale e la sezione legata alla sicurezza. Si occupa anche dei diritti sportivi. Canali televisivi e radiofonici modifica Wikitesto.
Orario delle trasmissioni televisive modifica Niki testo. Monoscopio Philips PM5544. Nei primi anni di trasmissione regolare, i programmi partivano intorno alle 17:30 e si concludevano verso le 23:30. Nei giorni festivi, l'inizio era anticipato alle 11, con un'interruzione dalle 16 alle 17. Dal 15 gennaio 1968 le trasmissioni del programma nazionale cominciarono verso le 12:30, ad eccezione della domenica, in cui l'orario di inizio era anticipato alle 11, i programmi venivano sospesi dalle 14 alle 17 e proseguivano sino alle 23:30 circa. Nelle estati dal 1968 al 1980 la pausa pomeridiana durava fino alle ore 18:15, nell'estate 1975 fino alle ore 18:30, a meno che non venivano trasmessi particolari eventi. Durante il periodo dell'austerity, dicembre 1973 e buona parte del 1974, indetto via il governo italiano, le trasmissioni si concludevano entro le ore 23. Tale orario di chiusura era valido anche per il secondo canale, dove i programmi andavano tuttavia in onda dalle 21 fino al 1967, quando l'orario di inizio trasmissioni fu anticipato attorno alle ore 18, con una pausa tra le ore 19:30 e le 21:00. Dalla primavera del 1971 fino al 1973 le trasmissioni furono posticipate alle ore 21. Dal 1973 all'autunno del 1976 l'orario fu nuovamente anticipato ad un orario variabile tra le ore 18 e le 19. Dal 25 ottobre 1976 l'orario fu anticipato alle ore 12:30, con una pausa dalle ore 14:00 alle 17:00, tranne nelle estati 1977-1980 dove la pausa durava fino alle 18:15. Durante i primi anni di trasmissione, i programmi di Rete 3 iniziavano intorno alle 18:30 e si concludevano verso le 22:30. Successivamente l'orario si uniformò a quello degli altri due canali. A cominciare dai primi anni 80 ci furono diversi cambiamenti. Il primo fu l'eliminazione della pausa fra le 14 e le 17, avvenuta ufficialmente il 5 ottobre 1980. Eccetto nelle estati del 1981 e del 1982, dove ancora vigeva la pausa pomeridiana, stavolta però fino alle ore 17. L'orario di chiusura fu fissato per l'una di notte, rimanendo sostanzialmente invariato nel corso del tempo, quello di apertura fu inizialmente confermato alle 12:30, salvo la domenica in cui fu anticipato alle 10. A partire dal 3 ottobre 1983, l'inizio delle trasmissioni nei giorni lavorativi fu fissato per le 12. Il 22 dicembre 1986, con l'introduzione delle fasce mattutine, Rai 1 anticipò l'inizio delle trasmissioni alle 7. Questo cambiamento interessò anche Rai 2 che, a partire dal 26 ottobre 1987, anticipò il proprio orario di apertura delle trasmissioni alle 8. Rai 3, che inizialmente aveva gli stessi orari del secondo canale, vide variare gli orari di inizio di programmi negli anni successivi. Nel 1991, in occasione della prima guerra del Golfo, venne per la prima volta adottata la programmazione 24 ore su 24, che prese definitivamente il sopravvento il 21 dicembre 1991. Il primo monoscopio. Durante queste pause veniva trasmesso il monoscopio. Il primo che venne utilizzato era in bianco e nero, basato sul monoscopio RCA e rielaborato dal grafico pubblicitario Herberto Carboni, lo stesso che creò il logo Rai anni 50 a lettere squadrate, inizialmente solo per la radio, e che poi aggiunse nel 1954 le due lettere TV sovrapposte. Successivamente, con le sperimentazioni televisive a colori, venne sostituito da un monoscopio a colori, il Philips PM5544. Quest'ultimo è stato proposto fino al 23 giugno 2012 nelle pause notturne che la Rai operava una volta alla settimana, il primo martedì del mese su Rai 1,
il secondo martedì del mese su Rai 2 e il terzo venerdì del mese su Rai 3. L'immagine era accompagnata da una nota continua, un sol. A 384 Hz per il monoscopio RCA, e a 400 Hz per il monoscopio Philips PM5544, che si alternava con una voce di una donna o con della musica. La terza rete televisiva, all'epoca, proponeva anche il monoscopio della sede regionale, si trattava sempre del Philips PM5544, ma che recava nella barra sottostante l'identificazione della sede di trasmissione. Sequenze di apertura e chiusura delle trasmissioni modifica Niki testo. L'apertura e la chiusura delle trasmissioni erano annunciate tramite delle apposite sequenze di sigle, occasionalmente realizzate da grafici e musicisti di fama nazionale ed internazionale. La più nota sigla introduttiva, nonché la prima ad essere stata adottata negli anni 1950, utilizzava come accompagnamento musicale una versione per sola orchestra di Tutto cambia il ciel s'abbella, dal finale del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. La sigla di chiusura, visivamente simile a quella di apertura, era invece accompagnata dal brano Armonie del pianeta Saturno di Roberto Lupi. Nei primi anni di trasmissioni, la terza rete adottò una sigla specifica, accompagnata dal brano Il cielo in una rete di Piero Piccioni. La parte grafica di ambedue queste sigle fu realizzata da Herberto Carboni. Esse vennero sostituite il 28 gennaio 1986 da una nuova grafica computerizzata accompagnata da un frammento di 30 secondi dell'inno di Mameli arrangiato elettronicamente 48. Quest'ultima sigla venne mantenuta in uso fino al giugno 2012, subendo solo due aggiornamenti nel 1988. Venne inserito il tricolore nella stanghetta dell'Adirai, e nel 1990, venne cambiato l'orientamento delle strisce del tricolore da orizzontale a verticale per effetto dell'allora Presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga, a cui la precedente versione ricordava la bandiera ungherese e non quella italiana. Durante la sospensione, al monoscopio si alterna un messaggio di avviso, raffigurato da uno sfondo blu chiaro con la scritta «Le trasmissioni riprenderanno alle ore, ora di inizio ripresa». Canali televisivi modifica Niki testo. Logo. Nome. Data di lancio. LCN DTT. LCN TV Sat. LCN Sky. Rai Play. Rai 1. 3 gennaio 1954. 101. Rai 2. 4 novembre 1961. 2. 102. Rai 3. 15 dicembre 1979. 3. 3. 103. Rai 4. 14 luglio 2008. 21. 10. Rai 5. 26 novembre 2010. 23. 13. Rai Movie. 1 luglio 1999. 24. 14. Rai Premium. 31 luglio 2003. 25. 15. Rai Gulp. 1 giugno 2007. 42. 42. 807. Rai Eliel. 1 novembre 2006. 43. 43. Rai News 24. 26 aprile 1999. 48. 24. 508. Rai Storia. 2 febbraio 2009. 54. 23. 805. Rai Sport. 1 febbraio 1999. 58. 21. 227. Rai Scuola. 16 settembre 2009. 146. 33. 806. Alcuni programmi su Sky vengono oscurati.
canali televisivi in HD modifica wiki testo. Logo. Nome. LCNDTT. LCNTV Sat. Easy HD. Rai Play. Rai 1 HD. 501. 1. Rai 2 HD. 502. 2. Rai 3 HD. 503. 3. Rai 4 HD. 521. 10. Rai 5 HD. 13. Rai Movie HD. 14. Rai Premium HD. 525. 15. Rai Galp HD. 42. Rai Eliel HD. 43. Rai News 24 HD. 24. Rai Storia HD. 23. Rai Sport HD. 57. 21. Rai Scuola HD. 33. La copertura nazionale dei canali HD su DTT non è completa. Rai 4 HD e Rai Premium HD sono trasmessi sul digitale terrestre italiano su un multiplex a copertura limitata a 4 città 49. Su TV Sat i dispositivi che non supportano Easy HD posizioneranno i canali dopo il 100. Canali televisivi in Ultra HD modifica wiki testo. Logo. Nome. DTT. TV Sat. LCN TV Sat. Satellite Astra. Rai Play. Sky Italia. Rai 4K. 50. 210. Canali televisivi internazionali per gli italiani all'estero, Europa esclusa, modifica wiki testo. Logo. Nome. Satellite. Cavo. Etere. Rai Italia America. Rai Italia Asia. Rai Italia Australia. Rai Italia Africa. Rai World Premium. Canali televisivi regionali modifica wiki testo. Logo. Nome. Lingua. Diffusione. DTT. LCN DTT. TV Sat. Rai Play. Rai Sud Tirol. Tedesco. Trentino Alto Adige. 103. Ladino. Rai 3 bis FJK. Sloveno. Friuli Venezia Giulia. 103. Rai 3 bis FJK è visibile in tutto il territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 51. Rai 3 TGR FVG, dal 13 dicembre 2011, a seguito di una convenzione tra la regione autonoma FVG e la radiotelevisione italiana, viene diffusa H24 anche via satellite Intelsat Hotbird, piattaforma TV Satelle CN 113. Con le tre edizioni del TGR FVG e i programmi a carattere regionale. Il canale, in SD, è visibile a tutti i possessori del decoder TV Sat 52. Lo stesso argomento in dettaglio, paragrafo le minoranze linguistiche e le regioni autonome. Canali televisivi in onda solo su web modifica wiki testo. Sulla pagina webraisport.rai.it/dirette. Oltre al canale sportivo Rai Sport HD, sono disponibili ulteriori tre canali che risultano disattivi. Rai Sport Web 1. Rai Sport Web 2. Rai Sport Web 3. Sul portale Rai Play, inoltre, sono disponibili i canali Rai Play Sport, che vengono attivati in caso di eventi sportivi di particolare importanza. Canali televisivi cessati modifica wiki testo. Rai Sat Album, Rai Sat Ragazzi, Rai Sat Art, Rai Sat Gambero Rosso, Rai Sat Fiction, Rai Sat Show, Rai Sat Smash Bros, Rai Extra, Rai Doc, Rai Med, Rai Utile, Rai Futura, Rai Edu 1, Rai Edu 2, Rai Mosaico, Rai Nettuno Sat 1, Rai Nettuno Sat 2, Yes Italia, Rai Sport 2 e Rai Sport 2 HD. Tramite gli operatori IPTV venivano prodotti, in esclusiva, Rai On Fiction, Rai On Spettacolo, Rai On Cultura, Rai On Ragazzi, Rai On News,
Rayon Sport, Rayon Fiction Live. Canali televisivi in consorzio modifica Wiki testo. Euronews, con la società Euronews S.A. partecipa alla realizzazione del canale televisivo.